Buon pomeriggio, Zon TV, Daniele Coltrinari. Qui siamo con Elena Carrone Fabiani. Ciao Elena. Ciao Daniele. Una domanda inevitabile è perché ti sei dimessa dalla tua carica. Tu sei stata ex vice sindaco della scorsa amministrazione, tra l'altro è ancora in carica con Giuliano Sala. Vorremmo sapere da te appunto perché le tue dimissioni e perché poi nasce questa lista, Bracciano Bene Comune. Questa vicenda è relativa ad una modalità di gestire la cosa pubblica e di esercitare il proprio ruolo di primo cittadino, ma che si concretizza effettivamente con un atto formale, con una lettera. In questa lettera la Bracciano Ambiente dà alla Regione Lazio una disponibilità ad accogliere rifiuti dalla Regione e dalla Provincia, rifiuti e sovvalli dei rifiuti dalla Regione e dalla Provincia, per circa 1,5 milioni di tonnellate. Ora, tutto questo non dovrebbe dare nessun tipo di preoccupazione se facesse parte di un progetto. In realtà è il progetto al quale io ho aderito 5 anni fa e che ha consentito che io partecipassi alle elezioni di 5 anni fa, prevedeva tutt'altro. Prevedeva che nei 5 anni di amministrazione noi avessimo in qualche modo lavorato sulla riconversione delle attività della Bracciano Ambiente, in modo da ampliare i rami d'azienda della Bracciano Ambiente e quindi consentire alla Bracciano Ambiente di occuparsi di altre cose oltre lo spazzamento, la pulizia della città e il conferimento dei rifiuti in discarica, e che nell'arco dei 5 anni avremmo gradualmente portato a chiusura la discarica che esercita la sua attività da 20 anni su questo territorio. La lettera in fondo è stata l'ultimo atto di un percorso che molto probabilmente si era già cominciato a definire e a distanziare da tempo, perché rispetto a certe politiche proprio sullo sviluppo futuro di questo territorio si è andati in una direzione completamente opposta a quella che avevamo ipotizzato 5 anni fa. Il bello di questa lista è che è nata condividendo un percorso, condividendo un progetto che era proprio quello di riappropriarsi della possibilità di scegliere dei nostri beni comuni, cosa fare dei nostri beni comuni e come utilizzarli. Abbiamo preso spunto dalla rete dei comuni per i beni comuni, che è nata a Napoli un mesetto e mezzo fa più o meno, giornata alla quale abbiamo partecipato centinaia e centinaia di comuni che si stanno mettendo in rete proprio per avviare un percorso condiviso anche tra comuni, perché anche questa è la prossima sfida: mettere insieme tutte le buone prassi che ogni comune riesce a fare in questa direzione. Sarà una lista molto giovane, una lista con molte donne. Noi vogliamo rappresentare l'alternativa vera, quella per davvero, quella che consente a tutti i cittadini di poter decidere il futuro del proprio territorio. Un'altra domanda, allora, si faceva spesso qualche anno fa, io te la faccio adesso, spero che non sia anacronistica, si chiede sempre, no, alle amministrazioni: cosa farete i primi 100 giorni? Riteniamo indispensabile rimettere a punto e rendere operativi al massimo tutti gli strumenti della partecipazione, quella vera, quella per davvero, quella che consente ai cittadini di essere informati su quello che accade nella maniera più obiettiva possibile, fornire ai cittadini tutti gli strumenti per poter essere in grado di pianificare e decidere cosa vogliono del loro proprio territorio, di quello che questo territorio può offrire in termini di opportunità lavorative, in termini di opportunità di una vita a livello sociale diversa, di una vita a livello qualitativo diversa, di una città a dimensione di bambino, che è una delle cose sulle quali io ho lavorato per 4 anni. Bracciano è stata inserita nella rete della città dei bambini e delle bambine, che non è un progetto che serve a riempire i giardini pubblici di giostrine per i bimbi, ma è un progetto che cambia proprio paradigma rispetto alla modalità di concepire l'aspetto urbanistico di un paese, perché il tutto viene visto dagli occhi di un bambino, e quello che viene visto dagli occhi di un bambino come necessità e come bisogno di solito rappresenta un bisogno per qualsiasi altra categoria di cittadini. Eviteremo una campagna elettorale fatta di scontri o di denigrazione dell'avversario, come sta già avvenendo peraltro. Eviteremo di impiastricciare i paesi con milioni di manifesti affissi ovunque, perché ci sembra anche questa una cosa importante, ce la siamo imposta, così come ci siamo imposti un codice etico da rispettare. Allora, grazie Elena di averci concesso questa intervista. Noi l'abbiamo realizzata qui al centro di Bracciano, nei giardini pubblici, per Zon TV, Daniele Coltrinari.